comincio intanto a presentare la serata e a presentare le persone che parleranno. Noi siamo Fondazione Giannino Bassetti, siamo felicissimi di essere tra i primi, ma non i primi, che hanno l'opportunità di presentare questo libro. Il libro, come avete visto dall'invito, si intitola Perso gli uomini, sottotitolo Il maschilismo dei dati dalla ricerca scientifica al design, e l'editore Codice, editore che pubblica bellissimi libri anche e soprattutto dal punto di vista della nostra fondazione, Fondazione Bassetti. Per chi non la conoscesse, esiste a Milano da 26 anni e ha come obiettivo la promozione del governo responsabile dell'innovazione. Responsabilità dell'innovazione, per dirla in modo più breve. È una missione, ritengo, assolutamente compatibile con l'oggetto della discussione di questa serata e del libro. Il libro ha due autori, un'autrice e un autore, Emanuela Grillier, che c'è, che ringrazio, è giornalista della Stampa, peraltro ha una formazione non molto lontana nel tempo in storia contemporanea, questo ci accomuna, e quindi ho scelto di sottolinearlo, e poi Guido Romeo. Anche Guido Romeo ha una lunga esperienza giornalistica, prevalentemente non soltanto sui temi dell'innovazione, sui temi della trasparenza dei dati, della partecipazione dei cittadini al processo istituzionale. Fra le testate di sue di riferimento di scrittura c'è il Sole 24 Ore e altre. E da tempo è in amichevole corrispondenza con Fondazione Bassetti, per cui è un ulteriore motivo per essere contenti di averlo qui a presentare il libro che ha scritto con Emanuela Grillier. E poi, prima di dire due considerazioni introduttive, che sono quelle che voglio fare da parte di Fondazione Bassetti, credo che dobbiamo in particolare ritenerci fortunati di aver avuto l'adesione istantanea delle due persone che principalmente discuteranno il libro con gli autori, che sono Barbara De Micheli. Barbara De Micheli lavora in Fondazione Giacomo Brodolini, per la quale è responsabile dell'unità per la giustizia sociale, per l'eguaglianza di genere e l'inclusione sociale. Inoltre è impegnata in molte esperienze di training sia in Italia sia in Europa sull'eguaglianza di genere e è parte della redazione della rivista In Genere. Naturalmente tutte le persone che cito potranno correggermi se ho avuto qualche imprecisione nel presentarli. E c'è poi Ilenia Picardi. Ilenia Picardi è giornalista scientifica, è una ricercatrice dell'Università Federico II di Napoli, ha un PhD in fisica e un altro in studi di genere e tecnologia, e per cui ritengo che, per i motivi che si dovrebbero facilmente capire tra poco, siano persone, diciamo, con le quali è molto interessante, credo non solo per noi ma anche per gli autori, discutere del libro di questa sera. Saranno gli autori, vediamo tra poco chi vorrà intervenire prima tra Emanuela Grillier e Guido Romeo a entrare un po' nel merito. Io voglio fare alcune considerazioni veramente brevi dal punto di osservazione di Fondazione Bassetti. Allora, intanto credo che qualcuno di voi, sfogliando i giornali questa mattina, in particolare chi ha potuto sfogliare Repubblica, sarà incappato nell'intervista che Margaret Vestager, vicepresidente EU, ha rilasciato e tradotta alla Repubblica, e che mi sento di portare ad esempio per due motivi. La prima, che fin dal titolo e poi diciamo enumerando gli argomenti nell'intervista, la Vestager dice: potere vuol dire responsabilità, Big Tech deve capirlo. Direi che il titolo è autoesplicativo. Viene introdotto intanto da una, questa è la seconda ragione per cui la cito, da una donna che appartiene, a stare a quello che viene detto nel libro di Grillier Romeo a pagina 80 che cita un paper, appartiene almeno del 30% dei decisori politici in Europa, nel senso che i decisori politici in Europa sono meno del 30% donne, e
tra l'altro, diciamo, un paper che peraltro si sofferma anche sui sindaci, dicendo, se non erro, vado a memoria, che sono il 15% dei sindaci in Europa sono donne. Allora, quindi Vestager fa due cose. Parla di responsabilità e di innovazione, nella fattispecie, tirando in ballo le big tech che entrano in molti capitoli del libro di Grigli e Romeo, e lo fa da donna, diciamo, in una condizione di potere decisionale apicale e di esercitato da molto tempo. Allora, questo ci porta a una seconda rapida considerazione che voglio fare prima di lasciare la parola a uno degli autori. Questo tema del potere, che vuol dire responsabilità e che si coniuga con il problema dell'innovazione, per cui con l'innovazione che nella nostra società fa la storia, ci porta oltre lo specchio di Alice. Sto qui citando, per chi avesse avuto occasione di vederlo o di leggerlo, un libro che ha scritto Piero Bassetti poco tempo fa, Oltre lo specchio di Alice il titolo, e il sottotitolo è Governare l'innovazione nel cambiamento d'epoca. Perché lo dico? Perché ritengo che il libro Perso gli uomini, scritto da Grillier e da Romeo, ci porti, o come minimo cerchi di collocarsi, oltre lo specchio per vedere come si configura effettivamente il mondo dopo che un sacco di innovazioni si sono date nella storia, e si sono date in ambiti diversi. Macro ambiti come le città nel mondo, o ambiti settoriali come le culture del progetto e design, ambiti esistenziali come la salute, che coniugano tecnologie e cura, eccetera. Allora, il problema è che se siamo oltre lo specchio, l'unico motivo per cui mi sento in questo momento di citarlo è perché è il fatto che, lo avrete probabilmente notato, quando Carroll scrive il suo famoso libro, la sua famosa fiaba, sceglie un personaggio donna e sceglie una bambina, Alice. Fra l'altro poi, cercando di sollecitarci verso la fine, proprio credo nelle ultime pagine del romanzo, ad accorgerci che poi in fondo lui non si rivolge soltanto ad Alice, ma a sua sorella e a tutte le bambine che si risveglieranno dopo aver letto questa storia, dopo aver conosciuto questa storia. Per cui, diciamo, si passa da una dimensione femminile, singolare, infantile, a una dimensione femminile, plurale, vasta, e poi, devo dire, diciamo, nel trascendere i generi si rivolge evidentemente a tutti. Quindi mi fermo, credo che per quanto, diciamo, suggestioni questi spunti inizino a collocare il punto di vista da quale discutiamo stasera, il problema del potere, il problema dell'innovazione, evidentemente il grande tema dei generi, e in questo la scelta, diciamo, di vedere il mondo sia dal rotondo, quindi che lo vedano tutti quelli che lo abitano, sia dal oltre lo specchio, quindi provare ad immaginarlo sia com'è veramente oggi, sia come diventerà fra un po'. Parla prima Emanuela o parla prima Guido? Guido, prego, fai gli onori. Tanto io dico grazie a tutti per l'invito e vai. Vabbè, grazie Francesco. Io sono veramente onorato di presentarlo in Fondazione Bassetti, purtroppo non fisicamente, perché i libri in Fondazione Bassetti non sono sempre presentati, ma questo è il mio primo libro. E poi grazie, secondo e doppiamente grazie per l'accostamento allo specchio di Alice, che secondo me è un libro molto più alto, di cui non mi è sfuggito l'abile product placement che hai fatto alla tua sinistra. Comunque, no, scherzi a parte, è un libro veramente, insomma, molto più raffinato forse del nostro. Il nostro è un libro, dico molto apertamente, è un libro che vuole essere divulgativo, e la prima cosa che ci siamo detti era di essere accessibili, forse un po' anche per formazione professionale, cioè scriviamo per un pubblico vasto e quindi abbiamo cercato di rendere accessibili i temi che in qualche modo erano sono molto nell'aria. Infatti cominciamo da Van der Leyden, Greta Thunberg, insomma queste donne di potere, queste ragazze che salgono alla ribalta, e però ci interessava anche quello che era un po' il secondo soffitto, nel senso c'è un soffitto di cristallo che tutti conosciamo bene, no? Il glass ceiling, molto
ben descritto in letteratura, ma poi c'è un secondo soffitto molto più invisibile, che è quello che noi chiamiamo delle infrastrutture, cioè poi alla fine quello che abbiamo cercato di mostrare è che anche se le culture, le parole cambiano, ci sono proprio delle cose strutturali che devono cambiare per avere delle parità. Cioè se un farmaco è modellato, è sviluppato su una biologia maschile, c'è un handicap, come dire, c'è un gioco truccato. E il primo capitolo parte proprio dalla storia del talidomide, che è storica, questo farmaco antidepressivo che fu sviluppato prima su animali maschi e poi testato solo su uomini giovani maschi, a fattispecie poi erano soldati, quindi un gruppo molto ristretto di popolazione, e fu un disastro, perché conosciamo tutti la storia del talidomide in Europa, ha provocato malformazioni e migliaia di morti, insomma, quindi la nostra generazione, Francesco se li ricorda perché sono i nati negli anni 50-60, un po' più grandi di noi, e quindi c'erano malformazioni di arti e quando nella migliore dei casi, insomma. E quello è stato un turning point, un punto di svolta fondamentale per tutta l'industria farmaceutica. Io adesso lavoro anche nella farmaceutica, è la cosa che ti insegnano prima di tutto, cioè ti dicono la farmacovigilanza è nata con l'affare delle talidomide, e questo sembra un esempio che è incardinato sul genere, ma che è anche un grande esempio di innovazione, cioè di cosa non fare. Purtroppo non sempre questa lezione viene mantenuta. Solo pochi anni fa un farmaco di Sanofi era stato fatto un dosaggio di un colmante, di un sonnifero, sulla biologia maschile, quindi proprio sulla massa corporea, e poi lì c'è un tema anche di non solo di massa corporea, ma di metabolismo, di sistema nervoso, per cui ci è voluto un'indagine tipo CSI per capire che tutte le mamme che portavano a scuola i bambini la mattina in macchina e poi facevano dei grandi incidenti in macchina, in realtà è perché non avevano ancora metabolizzato il sonnifero della sera prima, insomma, che raccontata così sembra una puntata di un telefilm, però sono dei costi sociali enormi, delle ingiustizie sicuramente, e io dico anche dei prodotti pessimi, insomma, scadenti. E quello che abbiamo cercato di mostrare poi, come altra deformazione professionale di giornalista economico, di innovazione, cioè parliamo sempre di intelligenza artificiale, big data, customizzazione, prodotti fatti, diciamo, su misura, poi in realtà abbiamo ancora dei punti, dei coni d'ombra che non vediamo. E questo succede, pensando anche alla nostra amica Verstager, succede anche nelle aziende tecnologicamente più avanzate. Nelle cronache delle ultime settimane, mesi, che noi abbiamo seguito con molto interesse, perché tra l'altro una delle persone che citiamo, che ha fatto degli studi favolosi sul bias negli algoritmi, Timmy Kebru, che è questa ricercatrice eritrea, etiope, americana, era una delle ricercatrici sull'etica dell'intelligenza artificiale di Google, è stata, che noi citiamo diffusamente, è stata licenziata alcuni mesi fa, e settimana scorsa hanno licenziato la sua ex capa, e Google viene... Insomma, negli ultimi anni abbiamo visto che nel 2019 ha cercato di nominare un comitato di etica dell'intelligenza artificiale che è stato cassato per conflitto di interesse. Poi a questi problemi interni, diciamo, se questo tipo di cose succedesse in un altro tipo di azienda, ci porremmo molte domande su che mondo stiamo costruendo. E quindi quello che abbiamo cercato di far vedere è che ci sono dei bias, delle strutture che in un mondo, come dire, più primitivo, più analogico, non dico che fossero giustificabili, perché comunque erano dannose, però succedevano. In un mondo come quello moderno, che si vuole basato sull'innovazione, sulla responsabilità, come hai detto tu, che mette al centro l'innovazione, mai come quest'anno, con il Covid, l'innovazione è diventata, diciamo, il fonte di vita e di sopravvivenza.
non possiamo permetterci di, come dire, avere un maschilismo dei dati, che non è solo ingiusto verso metà della popolazione mondiale perché è imperfetto, ma è anche imperfetto e inefficiente verso una buona parte dei maschi. Io, come dire, rivendico un vested interest maschile in questo miglioramento, in questo salto che c'è da fare. Cioè, non è un mondo che deve essere fatto meglio per le donne, è un mondo fatto meglio per tutti se si prendono in considerazione le donne. Adesso le ragazze mi uccideranno, credo, però... No, intanto credo che tutti possiamo cominciare a ringraziarti per aver fatto un intervento, diciamo, di ritmo nei tempi, così appunto ci consentiremo e vi consentiremo di ritornare sui vostri argomenti, e mi sembra che siano stati già particolarmente ficcanti. Io, mantenendo il rapporto, diciamo, tra autori del libro e persone che abbiamo chiamato a discutere, chiederei a Barbara De Micheli, ripeto, Fondazione Giacomo Brodolini, da molti anni impegnata sui temi della giustizia sociale, dell'inclusione e del genere, di darci la sua opinione, il suo sguardo sul libro e anche eventualmente su quello che ha sentito finora. Grazie moltissimo per l'invito, e come dicevo ieri quando ci siamo sentiti, io il libro l'ho letto con grande attenzione e con curiosità, e devo dire che risponde, insomma, all'intento di essere un libro divulgativo, e di questo vorrei ringraziare, insomma, l'autore e l'autrice, perché in realtà questi sono temi di cui si parla già da un po', diciamo, per chi lavora su genere, scienza, però sono sempre temi che sono rimasti tra gli addetti ai lavori. Noi su In Genere abbiamo fatto diversi articoli anche su Gender and Innovation, no? Che è stato uno dei grandi progetti a livello europeo e anche americano che ha aperto questo segnale sia alla raccolta di dati disaggregati per genere, attenzione al genere, eccetera, sia al fatto che poi avere dati disaggregati per genere possa essere una fonte di innovazione, no? La famosa informational diversity, no? Un'informazione differenziata che può produrre un'innovazione. Da questo punto di vista il libro è ricchissimo di esempi molto interessanti, qualcuno anche divertente, no? Perché poi ci sono delle soluzioni che negli anni si sono dimostrate anche divertenti. Devo dire che a me personalmente la parte che colpisce sempre di più e che mi ha colpito anche nel libro è la parte relativa all'intelligenza artificiale e a come appunto il machine learning, che è un apprendimento, diciamo, in qualche modo basato su alcuni codici che dovrebbero essere neutri, ma neutri non sono, si nutre dei dati, no? E noi sappiamo che se buttiamo dentro cattivi dati usciranno cattivi dati. Se buttiamo dentro dei dati, come si dice, no, condizionati da stereotipi, o comunque semplicemente dal fatto che c'è una prevalenza di dati riferiti appunto a questo nuovo standard, no, di un maschile che in realtà non corrisponde neanche più tanto alla realtà, ci usciranno poi delle risposte che vanno in quella direzione. E quindi in questo senso penso che mi auguro che lo leggano in tanti, che sia, no, che possa servire da punto di partenza, no, per delle riflessioni. E l'unico punto su cui non sono completamente d'accordo, è un punto che è nella prefazione, no, in cui si dice, in qualche modo, ci piacerebbe una società in cui poi le persone, le donne, possono essere, viste individualmente, non come gruppo. E però io in qualche modo credo che, diciamo, se voi oggi fate un libro intitolato Il maschilismo dei dati, è perché c'è stato un femminismo di pressione, no, che ha portato l'argomento sul tavolo, e questo in qualche modo secondo me va un po' riconosciuto in qualche forma, no? Voi lo fate, però quasi come per dire, vabbè, ma noi ci mettiamo in una posizione un po' all'altre, no? E invece secondo me va detto, perché anche questa, così, questo voler introdurre il genere nell'innovazione, nella ricerca, è il risultato di gruppi di pressione. E su questo mi vorrei ricollegare rapidissimamente al tema del potere, no? Del potere e dell'assetto delle cose. E io dico, vorrei che il vostro libro fosse letto da tanti, dopodiché però, perché ci possa essere un cambiamento, non penso che bastino i dati, no? Bisogna che ci sia poi un movimento, dei movimenti, così, dei sommovimenti, se non li vogliamo chiamare, no? Che vadano nella direzione di dire, ok, la realtà non è neutra, la realtà è differenziata per genere, quindi agiamo facendo degli interventi che di questi dati tengono conto.
perché chiaramente qui stiamo proponendo dei cambiamenti e noi sappiamo che c'è una resistenza fortissima ai cambiamenti, soprattutto quando, per riallacciarmi all'esempio di Big Pharma, no, se la vogliamo chiamare così, implicano che se si fanno dei trial differenziati per genere l'incremento di tempi, costi è molto alto e quindi poi è ovvio che andiamo nella direzione di una migliore qualità del prodotto finale, siamo tutti d'accordo, però se non si insiste, se non c'è qualcuno che in qualche modo porta avanti questo interesse, diventa difficile che il cambiamento poi avvenga. Quindi ecco, io devo dire che sì, così, nella seconda edizione tenete conto di un suggerimento all'introduzione. Grazie, mi fermerei per il momento.